Ciao ragazzi, bentornati da DJ Aliddo. Siamo con MotoGP 20 e siamo per la prima volta al Kimi Ring in Finlandia, se non sbaglio. Sì, in Finlandia, ed è la prima volta che affrontiamo questo tracciato. Come le qualifiche, come sono andate? Siamo secondi. Non sono andate malissimo alla fine, ci è voluto un po' per imparare la pista, però poi alla fine abbiamo trovato un po' il setup giusto, l'assetto giusto per poterci girare. Ovviamente è la prima volta che faccio questa pista, quindi la prima volta che mi ci metto su, e ovviamente piove, quindi non nelle condizioni migliori per girare, però l'affrontiamo così, ecco, con la pioggia. Vi do una novità: abbiamo avuto un'offerta da un team italiano che abbiamo deciso di accettare, quindi questa potrebbe essere l'ultima gara di Riccardo Alidori, il nostro pilotone, sulla KTM dello School Rider. Vediamo, potrebbe essere l'ultima, che credo che possiamo dobbiamo definirlo alla settimana dopo il contratto. Vediamo un po'. Ci fa gola andare in un'onda, sinceramente, quindi siamo molto intenzionati ad andare nel team Honda. Vediamo un attimo, un team sicuramente più performante di questo, vediamo come andrà. Doppia M, anche perché abbiamo solo queste per l'acqua. Carburante lo lasciamo così. Partiamo dalla prima fila in seconda posizione, obiettivo di qualifica centrata. Gran premio molto difficile, perché è un gran premio con molte curve, molti cambi di direzione, e sul bagnato, ragazzi, è qualcosa di veramente veramente complicato. Allora, ho detto che partivo in seconda posizione, mi sono sbagliato, scusatemi, perché parto in settima posizione, scusate, in terza fila. Allora, io ho fatto tutte le prove di partenza, anche perché voglio sfatare sto mito, e a me non capisco se è un bug della gara, perché a me nella partenza, io nelle prove di partenza riesco a partire come si parte normalmente: prima dentro, gas a martello, lasci la frizione e via. Vediamo se adesso ci riusciamo anche qua. I piloti hanno completato. Vediamo. Ok, siamo partiti. Non mi chiedete come mai, adesso siamo partiti bene. Siamo partiti bene. Attenzione, Alidori parte bene, si mette già in quarta posizione. Attenzione, perché l'asfalto è viscidissimo qui. Asfalto viscido. Circuito. Oh mamma mia, circuito nuovo qua. Siamo tutti un po' inesperti. Intanto c'è Tatai che va subito a assaggiare il terreno. Vediamo un po'. Noi paghiamo sempre il nostro motore, secondo me, che comunque... Dobbiamo cercare qua di stare molto molto attenti. Qua si deve stare un po' più cuciti, perché la curva poi stringe alla fine. Ed eccole, la serie di S. Madonna, ci vengono tutti a dare bacini. La serie di S veloci. Attenzione qua. Nepa, c'ho un brutto ricordo di Nepa alla prima gara, di Stefano Nepa. Per ora il serpentone delle Moto 3 non è andato male. C'è stata solo una caduta, quella di Tatai. 11 giri. Oh mamma mia, qua si arriva veloci, bisogna stare attenti a non uscire. Alidori che punta Fernandez, punta Fernandez, e a forza di puntarlo gli dà anche un bacetto. Mamma mia, ho visto quella onda del Team Asia, l'ho vista entrarmi praticamente dentro. Rimaniamo incollati alla quindicesima posizione, che comunque, gran premio nuovo, col bagnato, circuito mai fatto prima d'ora, quindi... fatto per la prima volta mezz'ora fa, il tempo di fare la Q1, la Q2, scusate, il tempo di fare l'FP1, l'FP2 e la Q2. È veramente viscido, mi è capitato anche nelle prove di vedere l'anteriore che mi saluta così all'improvviso, quello un po'... per via dell'asfalto.
L'attacco bellissimo di Alidori su Nepa, ma anche su Fernandez. E adesso è in 14ª posizione, dietro dal Coba. Prova a prendergli la scia con la sua KTM, ma l'onda di Alcoba sembra averne di più. E anche la KTM di Fernandez prendendo la scia. Arriviamo ora qui alla staccata, questa è brusca. Si fa addirittura di prima marcia, perché sennò si tende ad andare fuori là. Almeno noi con la nostra rapportatura che abbiamo messo la facciamo di prima marcia. Adesso nella parte S, nel veloce, nel guidato, Alidori cerca di uscire meglio, di uscire con più sprint, e ce la fa. Affianca Alcoba e lo passa, portandosi in 13ª posizione. Adesso dobbiamo cercare di ricompattarci con il gruppo davanti. Probabilmente non abbiamo sicuramente, anzi senza il probabilmente, il passo dei primi. Però vediamo se riusciamo a arrivare in zona punti magari, e sarebbe anche una bella soddisfazione per il team, per tutto lo staff. Vediamo. Ho sbagliato marcia. Li paghiamo perché ho sbagliato marcia. E Fernandez è già pronto sul coppino per approfittarne. Alidori sta guidando molto carico, sa che può far bene. Qui bisogna andare un po' più stretti sul cordolo, a tagliare un po' sul cordolo. Alidori va un po' largo, Foggia giro veloce in 2.4. Adesso sta passando Alidori, 2.6.7. A 2.4 da quelli davanti sono abbastanza. Deve cercare di ricucire il gap che si è formato con i piloti davanti. Non è facile, mamma mia. Fernandez che ci viene veramente addosso. Un'entrata un po' inutile lì dove voleva andare Fernandez. Fernandez che ci tallona. Prova Alcoba a prenderci la scia. Vediamolo. Vediamo come andrà alla staccata qua. Mamma mia, mamma mia. Vediamo di non arrivare lunghi. Di non arrivare lunghi. Qui siamo andati un po' larghi, un po' stretti siamo rimasti. Attenzione, perché sbagliandone una di queste S le sbagli tutte. Quindi bisogna stare molto attenti a rientrare in traiettoria. E qui c'è una lotta per la 13ª posizione con Fernandez e Alcoba. Ovviamente Alidori è ancora la miglior KTM School Rider presente in pista. Forse anche questo ha portato all'offerta del team italiano di Gresini, alla corte di Gresini, un'offerta per Riccardo Alidori. Chissà mai, Alidori è interessato a questa offerta. Ha fatto sapere via tutti i media che è interessato a questa offerta. Bisogna capire adesso se l'offerta si concretizzerà. Le probabilità sono alte, però dico che le probabilità sono alte che Alidori lasci questo team per passare a un nuovo team. Qui siamo arrivati noi lunghi. Ci riprendiamo la 13ª posizione, ma siamo arrivati un po' lunghi. Si aprono a rastrello qui. Mamma mia. Il problema è che entrano tutti senza troppi indugi e ci portano a tanti contatti, però vediamo. Ho deciso che dal prossimo Gran Premio accorcio magari un po' i giri e vi faccio vedere anche un po' più di parti manageriali della carriera, almeno così. Oh mamma mia, sul rettilineo è un po' ancora un disastro. Dobbiamo rifarci in staccata se possiamo, perché non è detto. Ci proviamo su Tony Arbolino, ma Nepa ci porta via la posizione. Qui attenti, perché come sbagliamo, è Salac, non è Arbolino, come ne sbagliamo una rischiamo di portarci dietro l'errore.
Abbiamo capito che non possiamo ambire a più della 13ª posizione, che è lì davanti, però dobbiamo cercare di restarci attaccati con i denti. Alidori è a 4 decimi da Salac, ma deve cercare veramente di starci dentro, di starci attaccato. Deve dare il 110%. Non deve farsi sfuggire quel treno lì davanti, che comunque per un esordiente anche questi punti su un circuito nuovo appena arrivato sono punti importanti. Esce meglio qua di Salac Alidori, guadagna qualche decimino. Non è... Oh no, penalizzato di 6 decimi. Non è riuscito, purtroppo. L'attacco, l'attacco. Mamma mia, vanno quasi al contatto. Cavolo, 6 decimi di penalità sono tanti. Comunque, non è riuscito Alidori ad andar via, l'abbiamo visto. Non ne aveva per scappare. Adesso deve far tanto, perché deve raggiungere quelli là davanti. E sbaglia ancora, bisogna stare molto molto attenti. Oh mamma mia, siamo a metà gara. Gara molto difficile questa qua, con Stefano Nepa che prova a prendere la scia di Alidori. Così fa con la sua KTM. Attenzione, perché arriva Salac. Arrivano un po' tutti. Vediamo alla staccata, arriva anche Garcia, ma alla staccata Alidori prova a rimettersi dentro. Mamma mia, gliela tira e gli tira la staccatona a Salac. Vediamo se va a chiudere adesso. Bella questa, bellissima questa serie di 1-2 che Alidori ha dato ai suoi inseguitori. Adesso bisogna però andare a prendere Ogura. Non basta quello che abbiamo fatto finora, bisogna andare a prendere Ogura. E abbiamo veramente poco tempo, poco margine per farlo. Soprattutto perché dietro abbiamo veramente attaccati tutti gli altri, quindi bisogna stare estremamente attenti. Un minimo errore ed è finita. Comunque, per la prima volta che Alidori si affaccia su questo circuito, direi che non è proprio andata malaccio. Cioè, non abbiamo una moto competitiva. Ecco, l'unica perplessità è che se cambio moto non dovrei ripartire da zero come ricerca e sviluppo. Però la moto dovrebbe essere, mi viene da pensare, un po' meglio di questa già di partenza, quindi vediamo. Oh, qui l'abbiamo presa larghissima, probabilmente verremo infilati, giustamente. Eravamo in 16ª posizione, scusate. Purtroppo vediamo un po' andar via la zona punti. Usciamo molto bene adesso. Ci proviamo, ma il motore ci manca. Non riusciamo a prendere neanche la scia, ci manca il motore qua, questa KTM. Probabilmente il cambio casacca è abbastanza obbligato, mi viene da dire, perché non abbiamo veramente una moto che ci supporta in questo. Nonostante al team sono stati tutti disponibilissimi e tutti bravissimi, si sono impegnati tanto per poter dare ad Alidori una moto che funzionasse, però non ce l'hanno fatta. È una moto questa che non ha funzionato un granché bene. E quindi il cambio di casacca per quanto riguarda Alidori è abbastanza sicuro, probabile, via, diciamo, non sicuro, anche se abbiamo portato a casa una vittoria, e non è poco. Una vittoria nel mondiale non è poco. Abbiamo portato a casa una vittoria, però attenzione a non farla chiudere davanti. Abbiamo portato a casa una vittoria e non è poco.
però troppi risultati negativi, qualche volta anche, anzi, molte volte colpa forse dell'inesperienza ancora del pilota, probabilmente, però anche per mancanze tecniche che la moto non è riuscita a sopperire. Non riusciamo a girare più forte di 2,6 e 6, e questo è un limite che purtroppo ci condiziona non poco in questa nostra 18ª posizione. Un bel circuito questo, sarei curioso di vedere come farlo con le MotoGP, ma comunque è un bel circuito. Sa che con le MotoGP è un casino incredibile. Comunque, ormai Alidori sa, il motore qua ci manca, cioè passa Paui, ci passa a tipo 40 km in più. Abbiamo forse qualche piccolo danno alla moto, ma non mi viene da pensare che siano danni considerevoli che possano, ecco, minare questo risultato. Cioè non è che non vanno a influire tantissimo su questo risultato. Intanto Alidori può soltanto vedere il codone di Paui farci veramente poco purtroppo. Quindi è attaccato, non è attaccato, anzi magari lo fosse, a Paui, ma non lo è, anche se cambia poco, 18-19esima posizione, non cambia il risultato. Vale, altra penalità, esatto, poi con la penalità di quasi un secondo probabilmente sarà ancora più dietro Alidori, però era un gran premio difficile, secondo me. Purtroppo vedremo come andrà il futuro, ma se veramente ci sarà il passaggio in onda sarà tutta nuova, tutta una sorpresa, e magari sia mai che sia una sorpresa più positiva di questa KTM che Alidori si è trovato fra le mani, con cui non è riuscito a trovare il giusto feeling. Alidori che passa Paui, adesso si riporta in 18ª posizione. E prova a spingere. Il distacco però è tanto. Anche se sarà un'impressione mia, ma questi davanti hanno rallentato. Non hanno il passo, o probabilmente hanno usato la mappatura della centralina prima e adesso devono andare a risparmio energetico, perché non è che Alidori abbia così tanto da scialare, eh. Paui arriva, piglia la scia. Paui arriva e prende la scia, e da 20 metri ad Alidori. Arriva però dove Alidori è forte, dove l'ha tirata prima Salac, gliela tira anche a Paui. Vanno addirittura al contatto. Vanno addirittura al contatto. Attenzione adesso che chiude. Oh mamma mia, altro contatto lì. Paui rimane lì. Paui rimane lì, e Paui che entra, vediamo l'incrocio, c'è l'incrocio, sì, Paui all'esterno però, ha più motore, ha più grip la sua moto, noi purtroppo non possiamo farci niente lì, è una lotta con Paui. E chissà, Alidori spera magari di trovare una onda più competitiva. E qui c'è un altro errore, niente, un secondo e mezzo di penalità, e ha sbagliato io quella curva, purtroppo ci possiamo far poco. Ormai mancano 3 giri alla fine e sono sempre più convinto che questa KTM sia da abbandonare adesso. Ringraziandola enormemente, ma da abbandonare, peccato. Tre giri alla conclusione del Gran Premio di Finlandia, primo anno dove il circus della MotoGP si presenta. Non si è presentata benissimo per Alidori, che ha trovato un circuito bagnato, anche se fortunatamente non sotto il diluvio, ma asfalto viscido. Oh,
dove verrà adesso sorpassato anche da Gabriel Rodrigo, che lo affianca, gli prende la scia, poi ha più motore Rodrigo. Alidori prova a tenere la scia ed è troppo lontano anche per tirargli la staccata, non gliela può tirare qui a Rodrigo. Può giocare un po' sulla S e così fa, ma va largo, attenzione a non cadere. Cerchiamo di portarlo almeno in fondo il Gran Premio, anche perché se fosse l'ultimo con la KTM, almeno non una caduta, sarebbe un ottimo modo per salutarci. Un ottimo modo sarebbe stato arrivare in zona punti, ma se no lo vedo piuttosto la vedo lì a quest'anno. Sarebbe stato un ottimo modo, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Prova la staccata qua. Foggia 2-2, cioè facendo il vuoto, stanno girando come dei missili. Purtroppo abbiamo perso anche su Rodrigo, noi giriamo in 2.6, quindi 4 secondi più lenti di Dennis Foggia, del missiletto Dennis Foggia, la vedo veramente dura. Purtroppo siamo in 20ª posizione con poche possibilità di riemergere. Siamo costretti anche ad abbassare un po' la mappatura della nostra moto, perché se no non arriviamo in fondo. Intanto arrivano tutti, ci vanno via davanti, arrivano qua. Niente, altri 2 secondi. Peccato, abbiamo preso un po' troppe penalità. Ancora dobbiamo capire un po' le linee qua su questo circuito. Tanto è 1 secondo e 6. Buon Rodrigo. E Alidori che va per campi adesso, va lungo. Qui c'è stata una toccata e cade Cunil. E danneggia anche la nostra moto. Ora sta per cominciare l'ultimo giro. Siamo scesi in 23ª posizione, danni moderati, attenzione. E adesso la moto fa veramente fatica. Comunque sì, anche dopo questa gara sono abbastanza convinto di lasciare questa KTM per buttarmi. Bella questo sorpasso. Adesso il tentativo di ingresso anche su Sasaki, vediamo se riesce, e riesce. Inizia adesso l'ultimo giro. Oh mamma mia, larghissimo qua. A dargli anche il massimo della mappatura, ma già vediamo che più di così non possiamo fare noi. Passa anche il nostro compagno Pizzoli, noi abbiamo la moto danneggiata, e ne subiamo, signori, questa cosa. Davanti al nostro compagno di squadra, almeno cerchiamo di essere la migliore KTM del team School Rider, almeno quello.
è una magra consolazione, ma Alidori ci tiene comunque. Alidori ci tiene a questo. Tanto vince Missiletto, Dennis Foggia. Vince Dennis Foggia. Stiamo per concludere il nostro l'ultimo giro, sono le ultime curve del Gran Premio di Finlandia. Prima del probabile, ripeto ragazzi, molto probabile cambio a casacca. No, no, alla fine, all'ultima curva. Un ingresso di Onciu veramente sconsiderato. All'ultima curva ci sdraia, incredibile. Quindi veramente non c'è neanche una piccolissima, come si dice, una piccolissima gioia in tutto questo. Intanto vince Dennis Foggia, Nicolò Antonelli e Tatsu Suzuki sul podio. E purtroppo non c'è neanche una piccolissima, vediamo dei pezzi di replay, una piccolissima veramente soddisfazione all'ultima curva. Io andrei a vedere anche il replay dell'ultima curva dell'ingresso. Andiamo a vedere il replay dell'ultima curva, perché voglio vedere anche come è entrato il buon chi era Onciu. Ci vuole un po' arrivare, ma voglio vedere come è entrato Onciu, che ci ha praticamente tirato giù all'ultima curva. Vediamo un attimo, stiamo andando avanti con il replay per vedere quel contatto maledetto di Onciu, quel contatto scellerato. E ci siamo, eccolo. Eccolo, vedete? Onciu. Allora, Alidori va, entra adesso Onciu, dietro ad Alidori. Stiamo avviandosi ormai all'ultima curva. Onciu è il 53, mi sembra. Attenzione, perché va rivisto, secondo me. Allora, Onciu entra. Oddio. Onciu entra. Ho sbagliato, ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Ok. Niente, l'abbiamo perso perché... Ragazzi, allora, per oggi il video finisce qua. Vediamo se nel prossimo GP Alidori indossa un'altra casacca e quindi potrebbe cambiare la situazione. Ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao, ciao!